Nel precedente video lezione abbiamo fatto riferimento alle linee generali del multidimensional scaling. In questa video lezione invece cerchiamo di definire in maniera un po' più dettagliata alcuni aspetti formali. Anzitutto una prima classificazione. Quando si parla di multidimensional scaling, noi possiamo fa riferimento a due approcci. Quello che viene chiamato l'approccio classico, ossia approccio di tipo metrico, è quello che può essere, che viene identificato come approccio ordinale o approccio non metrico. Qual è la differenza tra i due? Beh, la differenza è molto importante. Nell'approccio classico metrico, l'output, il risultato del multidimensional scaling è quello di cercare di determinare la posizione dei punti o delle variabili in modo tale da approssimare o da riprodurre esattamente le distanze che sono state osservate per i punti, per le variabili o per le osservazioni. Dal punto di vista ordinale, invece, non è importante questo. L'output importante che si desidera è quello di riuscire a ricostruire l'ordinamento delle distanze, quindi non le distanze in quanto valore assoluto, ma il fatto che nel riposizionamento dei vari punti venga rispettato semplicemente l'ordinamento, ossia quella che è la distanza minore sia la prima, poi quella che è la distanza leggermente maggiore sia la seconda, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dei gradi di libertà maggiori, non andiamo a cercare esattamente la posizione per riprodurre la distanza, ma andiamo a cercare la configurazione per riprodurre l'ordine delle distanze, quindi questo viene anche chiamato approccio non metrico. In questo senso voi potete associare a una delle due categorie il tipo di analisi multidimensionale che desiderate portare a compimento. Un'altra differenziazione è questa. Il multidimensional scaling può essere condotto sia nel caso in cui la nostra matrice è una matrice di dissimilarità, di diversità, come ad esempio una matrice di stanza euclidea, oppure può essere semplicemente, oppure può essere in alternativa, una matrice di similarità, ossia quanto sono vicini due oggetti. Dal punto di vista concettuale, l'algoritmo non presenta delle differenze, si cerca di determinare i punti in modo tale che le vicinanze vengano rispettate, ma dal punto di vista formale e rappresentano due casi, due tipologie diverse. In uno partiamo da una misura di quanto sono diversi, di quanto sono distanze, dall'altra partiamo da una misura di quanto sono simili. E spesso le misure di similarità sono associate a delle valutazioni soggettive e non oggettive. E l'introduzione di elementi di soggettività complica notevolmente le discussioni e le analisi successive, quindi nelle quali bisogna tener conto degli elementi di soggettività presenti nel problema. Un altro aspetto importante è il seguente: come misuriamo se due Come misuriamo il fatto che una soluzione sia più o meno vicina
ai dati di partenza, ossia come misuriamo la bontà della soluzione, quella che nella video lezione precedente abbiamo chiamato fitness, ma nel multidimensional scaling in verità si chiama stress. Beh, esiste un modo per misurarlo, il modo per misurarlo è il seguente, qui devo introdurvi un po' di formuline. Indico con delta IJ le distanze osservate o le misure di similarità osservate e con DIJ le distanze calcolate dall'algoritmo di multidimensional scaling. Quindi le delta IJ sono le distanze che vogliamo riprodurre, riproporre, le DIJ sono le distanze che l'algoritmo di multidimensional scaling mi ha proposto come soluzione. Una funzione di stress viene definita in questo modo: la radice quadrata della somma su i minore di j di dij meno delta ij al quadrato fratto la somma per i minore di j di dij al quadrato. Allora, spiegare leggermente questa formula. Il numeratore, cioè la parte in alto della frazione sotto radice, rappresenta semplicemente la somma dei quadrati tra la differenza tra il valore che ho osservato e il valore che ho calcolato. Ovviamente, se la mia soluzione mi riproduce esattamente la matrice di distanze osservate, questo denominatore deve essere 0. E quindi la stress function è uguale a 0, questo è il caso ottimale, in cui abbiamo riprodotto e riproposto esattamente lo stesso risultato di partenza, fratto il denominatore che è la somma di tutte le distanze al quadrato e serve per normalizzare questo valore rispetto alle distanze che noi abbiamo determinato, quindi rispetto a un valore assoluto, la somma dei quadrati di tutte le distanze, serve per avere un rapporto, altrimenti il numero potrebbe anche essere grande. Quindi in questo caso il rapporto è un rapporto che varia tra 0 e 1. Perché i minore di j sotto la sommatoria, perché sommatoria per i minore di j? Beh, questo è un trucco formale per dire vogliamo le distanze di tutte le coppie, quindi per fare in modo che la distanza tra due oggetti venga considerata, che la differenza tra due distanze venga considerata soltanto una volta e non due volte, ossia per prendere soltanto la parte inferiore della matrice. Questo valore di J potrebbe anche essere sostituito, e spesso lo è, dalla somma sui delta IJ, quindi calcolato rispetto alle distanze osservate, non rispetto alle distanze calcolate. Quindi questo è un modo per definire la stress function all'interno di un processo di scaling classico. Nel caso di multidimensional scaling ordinale, la stessa formula precedente può essere scritta in questo modo.
somma i minore di j, di j meno di cappelletto ij, flatto somma per i minore di j di ij al quadrato, dove il simbolismo i di cappelletto dj prende il posto del simbolo delta j. E l'unica differenza è che mentre delta j erano le distanze effettivamente osservate, in questo caso d dj rappresentano le distanze effettivamente osservate, ma tengono conto del fatto che sono ordinate, ossia che è chiaro che la distanza più piccola è la prima, poi c'è la seconda, la terza, la quarta, eccetera. Bene, quindi la stress function è il valore che ci dà la bontà della soluzione. Più la stress function è piccola, più la soluzione che abbiamo determinato è ottimale, più la stress function è alta, vuol dire che l'algoritmo non è riuscito o a determinare una soluzione, oppure l'algoritmo, giocando in un ambito multidimensionale, non è riuscito a indicare qual è il minimo assoluto. Quindi qui possiamo avere due tipi di problemi. Un caso davvero complicato in cui l'algoritmo trova una soluzione, questa soluzione è una soluzione approssimata ovviamente, ma con un'approssimazione più o meno buona, ma quella è la soluzione migliore che l'algoritmo può trovare. Poi abbiamo un problema anche di tipo algoritmico. Poiché l'algoritmo che viene usato per determinare, per cercare una soluzione di questo genere, un algoritmo che ha un punto di partenza casuale e procede per step successivi, andando a valutare la bontà dello step successivo in funzione dello step precedente, gode di alcuni grossi difetti. Il primo che la soluzione dipende dal punto iniziale, il secondo che la soluzione dipende dal cammino, dai vari step intermedi. E quindi può succedere in casi molto complicati, in casi con molte dimensioni, che l'algoritmo cada su un'approssimazione e si fermi su questa approssimazione perché non riesce più ad andare avanti, ma che questa approssimazione non sia la migliore approssimazione effettivamente ottenibile in quel problema. Ci significa che l'algoritmo va a cadere in quello che è un minimo locale piuttosto che cercare quello che è il minimo assoluto possibile. La soluzione è pur sempre approssimata, ma nella soluzione approssimata possiamo avere o una soluzione che effettivamente è la migliore possibile, oppure una soluzione approssimata che non è quella ottimale, ma una soluzione suboptimale. Però questo è un problema di tipo algoritmo che va al di fuori dello scopo del nostro corso.